Dopo essersi trasformata in una sexy top model, sembra che Kristen Stewart abbia scelto, finalmente, di abbandonare il look da pel di carota, dicendo definitivamente addio ai capelli color arancio e optando per un castano scuro più sobrio e adatto alla sua carnagione chiara. La star di Tovilligt si era presentata lo scorso luglio alla sfilata Haute Couture di Chanel con un taglio tutto nuovo, con capelli corti di un intenso color arancio. Forse si trattava solo di un look di passaggio dato che l'attrice ora ha esibito un taglio ancora più corto ed un colore più scuro. Sembra inoltre che, insieme alla tonalità carota fluo, sia sparito anche il broncio con cui Kristen è solita sfilare sul tappeto rosso, infatti la star dinanzi ai fotografi ha accennato un timido sorriso. Kristen cambia stile alla prima newyorkese del film Camp X-Ray, in cui interpreta una soldatessa dal carattere duro. Kristen ha sfilato sul red carpet indossando un mini abito nude a maniche lunghe, ricoperto da un decoro realizzato con microperline rosse e acquamarina, della collezione Primavera-Estate 2015 di Lunga Mendel. Oltre a mostrare le gambe, esaltate da décolleté a punta con tacchi a spillo altissimi, l'attrice ha esibito anche il nuovo taglio di capelli pensato appositamente per l'occasione. L'hairstylist di Kristen Stewart racconta il nuovo look. Gian Andrea, hairstylist di Kristen Stewart, spiega di aver scelto uno stile del tutto diverso per la star. Ho voluto dare a Kristen un look chic e senza sforzo facendole un taglio elegante che però riflettere perfettamente la sua personalità. Il mio scopo era preservare la femminilità. La Stewart appare raggiante con il nuovo taglio che senza dubbio le dona molto di più rispetto al taglio finto spettinato con ricrescita e punta arancio di alcuni mesi fa, complimenti dunque al suo hairstylist. Chi se ne frega.